Salve, buongiorno a tutti, sono Alessandro Cassicoli, sono un regista e collaboro da alcuni anni con Casey Kaufman. Insieme abbiamo realizzato due film documentari, The Things We Keep e Butterfly. E entrambi li abbiamo post-prodotti al MAD, al Murate Art District, durante delle residenze d'artista. Butterfly è appunto il nostro secondo film, è stato prodotto da Rai Cinema. E da Indica, una produzione torinese, poi da diversi fondi regionali, dal MIBACT, appunto dalla Toscana Film Commission, un film che ha girato più di 30 festival internazionali, abbiamo vinto 12 premi, fra cui l'anno scorso il Globo d'Oro come miglior film documentario italiano dell'anno, ed è stato distribuito poi nei cinema dall'Istituto Luce. Butterfly è una classica storia di formazione di Irma, una ragazza, una pugile che noi abbiamo seguito dai 15 ai 18 anni attraverso dei successi inizialmente, una cocente sconfitta, tra l'altro alle Olimpiadi e poi in tutta una risalita personale, anche proprio una scoperta di se stessa appunto nel classico percorso di formazione di una ragazza. Film che oltre appunto il giro nei cinema e anche nei festival abbiamo portato durante la nostra residenza d'artista alla Scuola Media Vespucci, che stiamo facendo quest'anno, appunto come prima lezione, fra virgolette, abbiamo mostrato Butterfly agli alunni della scuola, ed è sempre molto interessante poi vedere innanzitutto anche la loro reazione rispetto a un film documentario, ma che comunque esce un po' dai canoni del documentario classico, per cui non ci sono interviste, non c'è voce fuori campo, e i ragazzi inizialmente ci dicevano: ma questo è un film, non è un documentario, perché per loro il documentario era il documentario sugli animali, eccetera. E siamo partiti proprio da quello per parlare, spiegare anche a loro cosa è per noi un documentario e come si lavora, eccetera. E niente, adesso come credo molti di voi, forse tutti voi, siamo in casa, ma stiamo comunque continuando a lavorare sui nostri prossimi due progetti. E il primo, che per adesso si intitola Californie, e che è ambientato nuovamente a Torre Annunziata, dove abbiamo girato anche Butterfly, e il secondo, che si intitola Pennsylvania, che invece è girato fra la Liberia e appunto la Pennsylvania. Due progetti che stavamo appunto scrivendo e ideando di nuovo al MAD, che ormai abbiamo eletto come il nostro luogo della creatività in qualche modo. E niente, dove speriamo di tornare presto. Vi saluto ricordandovi che abbiamo lasciato il nostro primo documentario The Things We Keep in visione in streaming gratuita per una settimana. Ciao a tutti!